Bastò aprire le imposte per innamorarsi di Maiorca. Come ogni mattina, Marina si era alzata alle 5, si era vestita senza fare rumore per non svegliare Mattias ed era scesa a preparare il pane. Mattias si alzò dal letto alle 2 del pomeriggio. Nella penombra andò alla finestra e scostò l'anta che impediva alla luce di entrare. La bellezza del paesaggio maiorchino lo accolse insieme al sole estivo, alla tranquilla brezza marina e al verde della serra, il tutto accompagnato dal costante frinire delle cicale che, come ogni anno, a giugno tornavano a cantare. Da oltre un anno era la prima volta che non doveva precipitarsi da nessuna parte. Si sedette sul davanzale a contemplare il panorama che lentamente gli entrava dentro. Senza volerlo, la sua mente corse ad Haiti. Tornare nel mondo occidentale era sinonimo di pace e riposo, ma tagliare ogni rapporto con ciò che ti eri lasciato alle spalle era impossibile. Pensò alle persone che affrontavano le giornate soltanto con l'intento di sopravvivere in questo strano mondo. Cari lettori, ben ritrovati. Oggi vi suggeriamo un romanzo leggero, ma allo stesso tempo intrigante e pieno di passione. Pane di limone con semi di papavero, della scrittrice spagnola Cristina Campos. Il libro, uscito nel 2015, riscosse un grande successo e vendette moltissime copie anche all'estero, soprattutto in Germania, dove l'autrice ha vissuto alcuni anni. A novembre 2021 è uscito il film, e la sceneggiatura a cura della stessa autrice fa auspicare un buon successo dello stesso. Cristina Campos, nata a Barcellona nel 1975, laurea in lettere, ha lavorato principalmente nella direzione di casting per il cinema e televisione. Ma la sua passione per la scrittura ha reso inevitabile che si dedicasse alla stesura di un libro. La sua specializzazione in cinematografia e la stesura di sceneggiature sono sicuramente responsabili della magica atmosfera che avvolge il romanzo. Il suo orologio segnava le 7:20 del mattino. Il caldo iniziava a essere asfissiante, perciò tornò nel dispensario con la bambina addormentata in braccio. La guardò e la trovò stupenda, nera, esile, piena di capelli, dormiva placida. Marina si sedette senza staccare gli occhi dalla piccola e si sentì invadere dalla quiete che trasmettono i neonati quando dormono. Appoggiò la testa contro la parete e, stremata, si abbandonò a quella sensazione di sollievo. Attraverso la porta scorse alcune sagome femminili dai colori sfumati che avanzavano da una nebulosa di terra rossa. Di sicuro erano parenti della bambina, si rincuorò. Poi le fece una carezza sulla guancia e immaginò di affidarla a un'altra donna. Sapeva che l'amore non le sarebbe mancato. Gli Afar sono un popolo buono e amorevole che adora i propri figli. Anche se era orfana di madre, la bambina avrebbe ricevuto l'affetto del resto della tribù, di suo padre, delle zie e delle numerosissime cugine, nonne e amiche della mamma. Perché in Africa tutte le donne che fanno parte della comunità si incaricano di crescere i bambini aiutandosi a vicenda. Marina è una 45enne spagnola, medico cooperante di una ONG che opera in aree disagiate del mondo. Indipendente e anticonformista, lavora da qualche anno in un villaggio in Etiopia. Specializzata in ginecologia, si occupa di seguire partorienti e neonati costretti a vivere in condizioni di estrema povertà. Un giorno riceve dalla sorella la notizia di una misteriosa eredità che riguarda entrambe. Prende un aereo e vola in Spagna.
costretta a rivedere i parenti con i quali ha interrotto i rapporti per vecchie incomprensioni, tornerà alla sua isola natale, Maiorca, in un autunno freddo. L'autrice dell'ascito è una donna a loro sconosciuta che non ha alcun legame con la sua famiglia. Marina e Anna si ritrovano proprietarie di un vecchio mulino e forno del pane, ma sin dal primo momento sentono che qualcosa di profondo le lega a quel luogo. Marina decide di stabilirsi subito nel vecchio locale abbandonato, cercando di scoprire in mezzo alle cose lasciate dalla proprietaria qualche indizio che la porti a capire cosa lega lei e sua sorella a quella donna, Dolores, che tutti chiamano Lola, ma sembra che qualcuno sia già entrato a rovistare. Marina era stordita. Prese un rotolo di sacchi dell'immondizia che aveva trovato sul pavimento del ripostiglio e andò in camera da letto. Aprì l'armadio, prese una gonna tradizionale maiorchina e la tastò con cura alla ricerca di una tasca, un risvolto, un indizio di qualsiasi tipo. Poi fece lo stesso con altre quattro gonne. Non trovò nulla. Afferrò un maglioncino rosso con un taschino laterale e ci infilò la mano. Niente. Controllò uno per uno tutti gli indumenti di Maria Dolores. Dopo essersi assicurata che non nascondessero nulla, Marina ripiegò i vestiti con cura e li mise in un sacco. Scese in cucina, aprì la credenza e di nuovo si ritrovò davanti le posate in disordine, cucchiai, forchette e coltelli sparsi per tutto il cassetto. Non c'era nulla che potesse aiutarla. Andò in dispensa. Niente, nemmeno una foto, un pezzo di carta, una bolletta della luce, dell'acqua o del gas. Riempì altri sacchi e li appoggiò in un angolo della dispensa. Delusa, mentre si chiudeva la porta alle spalle, ebbe la sensazione che qualcuno fosse già stato lì prima di lei e che avesse messo tutto a soqquadro. La coprotagonista del romanzo è Anna, la sorella di Marina. Sposata con Armando, uomo ambizioso e prepotente che vive al di sopra delle proprie possibilità. Anna, al contrario della sorella, ha un carattere remissivo e vive secondo le regole dell'alta società maiorchina che frequenta col marito. Armando, indebitato fino al collo, vede nella nuova eredità della moglie la possibilità di uscire da una situazione incresciosa, ma deve fare i conti con Marina, che al contrario di Anna è caparbia e coraggiosa. Il rapporto fra le due sorelle, interrotto per tanti anni a causa di un feroce diverbio tra Armando e Marina, inizia piano piano a rinsaldarsi. Attraverso i ricordi del passato riallacciano il forte legame che le ha sempre unite, nonostante i contrasti. Marina aiuta Anna a vincere la soggezione e la paura che prova per il marito e che ha condizionato sempre le sue scelte. Anna invece, avendo una figlia adolescente piuttosto conflittuale, mostra a Marina le difficoltà e le gioie dell'essere madre e i sacrifici che comporta l'essere genitori. Quando Marina era stata mandata al collegio St. Margaret's a 14 anni, Anna l'aveva chiamata in pochissime occasioni. Era lei che telefonava a carico dei suoi ogni ultima domenica del mese, perché Marina aveva bisogno di sentire la voce della sorella maggiore con cui era cresciuta e con cui aveva condiviso la stanza per 14 anni. Anna era la sola a conoscerla davvero. Quando tornava a casa per Natale o per le vacanze estive, si divertivano molto insieme, erano inseparabili. Eppure tutto girava sempre intorno ad Anna, alle sue amiche, al suo fidanzato marinaio, alle sue insufficienze a scuola e ai suoi esami di riparazione. Marina viveva negli Stati Uniti da 15 anni e sua sorella non era andata mai a trovarla, neppure quando lei e suo marito avevano fatto un viaggio organizzato sulla East Coast. Erano stati a Washington, Boston e New York, ma siccome viaggiavano in gruppo, Anna non aveva potuto raggiungere Marina a Filadelfia. Nemmeno il giorno della discussione della tesi Anna era presente, benché lei glielo avesse chiesto varie volte. Le atmosfere magiche di Maiorca avvolgono le pagine del libro. Dal momento in cui il traghetto che riporta Marina all'isola approda al molo di Peraires, il lettore incontra tutto l'incanto di questo arcipelago del Mediterraneo, che seppur nei mesi estivi si popola di turisti per lo più stranieri,
nei mesi invernali acquista un carattere intimo. Il libro è ambientato a Valdemossa, un piccolo comune di 2000 abitanti considerato uno dei più bei borghi dell'isola. Nella sua Certosa soggiornò a metà 800 Chopin e la sua compagna, la scrittrice George Sand. Sembra che vi compose alcune delle sue più belle opere. Piccole strade strette, circondate da uliveti e mandorli, cercano di addomesticare l'indole selvatica dell'isola. In inverno il paese si svuota dei numerosissimi turisti e, come racconta la scrittrice, rimangono gli abitanti di sempre, gente orgogliosa e temprata, poco incline alla confidenza, ma affidabile e lavoratrice. Marina entra in sintonia con quest'ambiente, che in fondo le è così familiare, e inizia a ritardare la sua partenza. Tirò fuori dalla borsa il libro di cucina e fece scorrere il palmo sulla copertina. Poi lo aprì e gli diede una rapida occhiata. La prima fotografia ritraeva una donna che impastava il pane. Accanto la ricetta di quell'alimento fondamentale per il popolo etiope. Il suono di un aereo che decollava la indusse a guardare fuori. Non c'erano nuvole, il cielo era azzurro. Ad Anna quel libro sarebbe piaciuto. Da piccole aiutavano sempre la nonna Nerea a fare il pane. Lei le aspettava ogni pomeriggio all'uscita da scuola. Preparava tutti gli ingredienti su un lunghissimo tavolo di legno per impastare il pamoreno con farina di sheisha, il pane nero di segale, che secondo lei era tanto nutriente. Mescolavano acqua e farina e affondavano le manine nell'impasto. Era incredibile, ma nonostante fossero passati tutti quegli anni, ricordava ancora le quantità precise degli ingredienti. La sensazione delle dita nella pasta, l'odore, quella fragranza di pane appena fatto che si diffondeva per tutta la casa e ti penetrava nel cuore, l'odore del pamoreno, l'odore di casa sua. Oltre a quello della natura selvatica e mediterranea di Maiorca, a inondare il romanzo di un profumo meraviglioso è il pane, che insieme a Marina e Anna è protagonista e complice. Il mulino che la misteriosa Lola lascia in eredità alle sorelle è un luogo che nasconde un segreto gelosamente custodito dagli abitanti del posto, ma anche laboratorio di antiche ricette della tradizione maiorchina. Nell'intento di riprodurre lo storico pane al limone con semi di papavero, specialità della defunta fornaia, Marina si accorge che manca un ingrediente essenziale per la sua riuscita perfetta, ingrediente che il lettore conoscerà soltanto nelle ultime pagine. La scrittrice ci regala una ricetta del pane a ogni inizio capitolo, un'iniziativa che personalmente ho molto apprezzato. Lo stile di scrittura è semplice e l'intreccio molto convincente e ben strutturato. Un libro adatto a un pubblico ampio, anche maschile, nonostante la copertina evochi argomenti femminili. Lo faceva appunto notare l'autrice in un'intervista. Personalmente l'ho trovato molto coinvolgente e intimo, una lettura che mi sento assolutamente di suggerire. Ed ecco la frase del libro che ho scelto. Per fare il pane ci vogliono tempo, amore e silenzio. Che bel libro, vi rimanda alla prossima puntata.